Riconoscere e difendersi dalle persone cattive. Nel mondo complesso delle relazioni, individuare persone negative richiede attenzione ai comportamenti tossici. Guarda oltre le apparenze e osserva segnali come mancanza di empatia, manipolazione e costante negatività. Nella tua ricerca di crescita personale, impara a riconoscere chi non contribuisce positivamente alla tua vita e sii pronto a allontanarti per preservare il tuo benessere. In questo video esploreremo insieme come identificare chi merita di far parte del tuo percorso di crescita e chi invece potrebbe ostacolarlo. Ogni giorno abbiamo a che fare con persone di ogni tipo e spesso ci ritroviamo a stare male perché alcune di loro sono persone tossiche che ci inquinano con la loro negatività. Esplorare il concetto di persone cattive porta a riflettere su definizioni e percezioni che variano ampiamente. La società tende a etichettare come cattive quelle persone che commettono atti moralmente o legalmente riprovevoli, ma la soggettività gioca un ruolo chiave. Per la psicologia la cattiveria è complessa. Spesso comportamenti negativi nascono da esperienze passate, traumi o persino da un contesto familiare e sociale difficile. Questi fattori non giustificano la cattiveria, ma aiutano a comprenderne le radici. Le persone cattive condividono alcuni segnali d'allarme che non vanno ignorati. Tra questi, la manipolazione, l'insensibilità emotiva e un costante desiderio di dominare gli altri. Riconoscere queste caratteristiche può aiutare a proteggersi. Le storie di persone cattive abbondano sia nella storia che nella vita quotidiana. Esempi storici come tiranni e dittatori si affiancano a racconti di individui che, nel quotidiano, infliggono dolore e sofferenza agli altri senza remore. L'impatto delle persone cattive sulle loro vittime può essere devastante. A livello psicologico, le conseguenze vanno dalla perdita di autostima alla depressione, dimostrando quanto sia importante affrontare e superare l'influenza negativa di tali individui. Riconoscere una persona cattiva può essere sfidante, ma i primi segnali di allarme sono spesso visibili nelle loro azioni e nel linguaggio. Comportamenti manipolativi, mancanza di empatia e aggressività verbale sono indizi importanti da non ignorare. La distinzione tra persone cattive e persone che compiono azioni cattive è cruciale. Mentre le prime mostrano un modello costante di malevolenza, le seconde possono agire negativamente in circostanze specifiche senza essere intrinsecamente cattive. La manipolazione è uno strumento spesso utilizzato da persone cattive per controllare gli altri. Identificare questa tattica richiede attenzione ai dettagli, come promesse non mantenute, distorsione dei fatti e pressione emotiva. Difendersi dalle persone cattive richiede coraggio e assertività. Imparare a dire di no, stabilire confini chiari e mantenere la propria posizione sono tecniche fondamentali per proteggere la propria integrità emotiva e fisica. Stabilire confini forti è essenziale per proteggersi dalle persone cattive. Questo significa comunicare chiaramente le proprie esigenze e aspettative, evitando situazioni potenzialmente dannose e rimanendo fedeli ai propri principi. La resilienza è l'arma più potente contro la cattiveria. Costruire la propria forza interiore significa sviluppare la capacità di rimanere saldi di fronte alle avversità, trasformando le esperienze negative in opportunità di crescita personale. Utilizzare le leggi e la giustizia per difendersi è fondamentale. In un contesto legale è possibile trovare protezione e riparazione dai danni causati da persone cattive. Le istituzioni possono offrire un sostegno cruciale nel percorso di difesa. Le reti di supporto svolgono un ruolo essenziale nella protezione dalle persone cattive. Amici, familiari e gruppi di sostegno possono offrire conforto, consiglio e una prospettiva esterna che aiuta ad affrontare le situazioni difficili con maggiore sicurezza. La terapia può essere uno strumento di aiuto prezioso per le vittime di persone cattive. Un professionista può fornire le strategie per elaborare il trauma, rafforzare la resilienza e ritrovare la fiducia in se stessi e negli altri.
Superare il trauma causato da persone cattive richiede tempo e pazienza. Attraverso passi graduali verso la guarigione è possibile riscoprire la propria serenità. L'autoconsapevolezza e la cura di sé diventano fondamentali in questo viaggio di ripresa. L'autodifesa psicologica è fondamentale per preservare la propria serenità. Tecniche come la mindfulness e l'affermazione di sé aiutano a creare uno scudo mentale contro le influenze negative, proteggendo così il proprio equilibrio interiore. Affrontare una persona cattiva richiede strategia e fermezza. Identificare le proprie emozioni e rimanere calmi è cruciale. La comunicazione assertiva e la definizione di limiti chiari si rivelano spesso le armi più efficaci. Educarsi sulla natura della cattiveria e sui modi per riconoscerla contribuisce significativamente alla prevenzione. Comprendere i segnali e le tattiche manipolative permette di evitare situazioni potenzialmente dannose prima che escano di mano. Allontanarsi dalle persone cattive può drasticamente migliorare la qualità della vita. Creare distanza fisica ed emotiva consente di concentrarsi sul proprio benessere e crescita personale, riducendo lo stress e incrementando la positività. Le storie di chi ha superato l'influenza di persone cattive ispirano e offrono speranza. Dimostrano che, nonostante le difficoltà, è possibile riscrivere la propria storia, scegliendo la felicità e la realizzazione personale. L'etica e la morale giocano un ruolo cruciale nella valutazione della cattiveria, offrendo una prospettiva filosofica sulla natura umana. La comprensione di questi concetti aiuta a distinguere tra male intenzionale e azioni moralmente discutibili. Il perdono emerge come uno strumento potente di liberazione dall'impatto delle persone cattive. Attraverso il perdono, le vittime possono trovare pace e chiudere capitoli dolorosi, trasformando l'esperienza negativa in forza e resilienza. La trasformazione personale dopo aver affrontato persone cattive può portare a una crescita significativa. Queste esperienze, sebbene difficili, offrono l'opportunità di riscoprire se stessi e rafforzare la propria identità e valori. Imparare dalla negatività e dalle esperienze con persone cattive può offrire lezioni di vita preziose. Queste situazioni insegnano l'importanza della resilienza, dell'empatia e della capacità di superare gli ostacoli con dignità. La responsabilità individuale nel non diventare persone cattive è fondamentale per costruire una società più giusta e compassionevole. Ogni persona ha il potere di scegliere azioni che promuovano il bene comune e contraddistinguano la propria moralità. La società odierna si trova di fronte alla sfida di contrastare la diffusione della cattiveria, un compito arduo ma non impossibile. Attraverso l'educazione e la promozione di valori positivi fin dalla tenera età, possiamo iniziare a erodere le basi su cui si fonda la cattiveria. La responsabilità collettiva di creare ambienti inclusivi e rispettosi è fondamentale per prevenire comportamenti negativi. I media e le piattaforme social giocano un ruolo cruciale nel modellare le percezioni e gli atteggiamenti delle persone. Utilizzati con saggezza, possono diventare strumenti potenti per promuovere storie di empatia, gentilezza e successo nel superare la cattiveria. È essenziale che questi canali comunichino messaggi costruttivi che incoraggino la solidarietà e il rispetto reciproco. Progetti e iniziative comunitarie rappresentano un'ancora di salvezza nel combattere la cattiveria. Che si tratti di programmi di mentorship, di campagne di sensibilizzazione o di gruppi di supporto, queste iniziative forniscono strumenti e risorse preziose per rafforzare il tessuto sociale. La collaborazione e l'impegno comunitario sono essenziali per generare un impatto duraturo. In conclusione, affrontare e superare la cattiveria richiede un impegno collettivo e individuale. Riconoscere l'esistenza del problema è il primo passo. Agire concretamente per promuovere il bene è il viaggio che segue. Attraverso l'educazione, il dialogo e la cooperazione, possiamo aspirare a un futuro in cui la cattiveria sia l'eccezione, non la norma. Spero che questo video ti sia stato utile. Non dimenticarti di iscriverti al nostro canale, mettere un like e attivare la campanellina.
Ci vediamo al prossimo video.